Sei solo paranoico, Ethan. Devi smetterla di preoccuparti. È che ritrovarti in Louisiana, la gravidanza, Chris che ci manda qui, l'addestramento militare, è successo tutto in fretta. Adesso andrà tutto... Davvero? Ti sembra facile dimenticare quello che è successo in Louisiana? È passato tanto tempo ormai. Non riesco a capire perché tu sia così... Scusami! Wesker? No, Chris! Ma che cazzo? Mi spiace. Chris, ma sei scemo? No! Quanti? Portatelo via. Toglile le mani di dosso! Ethan, no. Cristo. No, Chris. Niente, c'è uno che con il... come si chiama? Con la carriola ha portato un sacco di corvi qui. Oh, che bello. Mi trovo. Che bello. Aglio. Perché ci sono i vampiri. No, non c'è nessuno. Ah, c'è qualcosa lì. Salve. Aia, che fa? Morde? E dai. Con questi denti schifosi. Mi ha strappato via delle dita. La campana. Ah, sei tu il padre della bambina. Rose, sì. È in grave pericolo. Da quando madre Miranda l'ha portata al villaggio è calata l'oscurità. Mediolanum. Si vede che la signora ha qualche azione in banca. Ma perché nostra figlia è così importante in una parte di mondo che nessuno, cioè, conosce? Di nuovo il simbolone. Fluido chimico, la gente lo tiene così sui tavolini. Ma come mappa? Oh, oh, così? Ok, si va di là. Di qua c'è il luogo della cerimonia. Sarà chiuso, ma vado comunque a guardare. Cosa c'è scritto? Offriamo queste capre tutelari per proteggere il villaggio e i suoi abitanti. Chi le distrugge sentirà su di sé la collera di madre Miranda. Lì c'è una roba, però è chiuso. Non mi dice come mai è chiuso. Che bella questa porta. Mancano due faccione, mancano. Non ce l'abbiamo, chiaramente. Trova il modo di entrare nel castello. Mancano la faccia del diavolo e della signora di Xina. Ma in realtà non lo vedo così simile ad Outlast. Anzi, lo vedo molto più simile a Resident Evil 4, con l'unica differenza che al posto delle scolopendre ci sono i licantropi. E dei piccoli feti. Ah, non avevo visto il lucchetto. È decorato con un feto circondato dalle ali. Bello. Sinistra. Ma posso andare? Ah, sì, è vero. Ecco qua. Anche qui, no, è qui aperto. Permesso? Vabbè, una mini chiesetta questo, bellissimo. E abbiamo il rilievo della donna. Qui si salva? Salva. Allora, c'è la vampirona, c'è la... No, non è la vecchia quella. Qua c'è un signore, che immagino sia Hagrid. La sposa cadavere, carino come film. E questa è sempre la stessa figura che abbiamo visto fin da prima. Altre foto. E altre... Oh! Frammento di cristallo. Ah, semplicemente varrà qualcosa. Spero che, non, che valga più di un colpo. Ah, ecco qua. Se la tragedia si abbatte sul villaggio, cerca i pezzi del bassorilievo. Uno è custodito in chiesa, l'altro è a casa di Luisa. Boh, Luisa. Se attraversa si va dritto. Deve essere questa o questa. Non lo so, adesso vediamo. Dove si andrà? Capito, ma devono per forza essere immortali i nemici. Sì, vabbè, quanti colpi in testa però. Troppi. Lo sento. E lo vedo adesso anche. Oddio, ce n'era un altro. Può far bacco. E qua sembrano anche belle orde. Si aprirà? Chiudi la porta.
Ti prego. Subito. C'erano... No. Cosa ci fai qui? Che domanda è? Ci vivo? Oh stai no! Dietro. Ti prego, non farci del male. Sono felice di vedere persone normali. Ci sono altri sopra... Normale a chi? Mi ammazzano. No. Sono tutti a casa di Luisa. Ma lei non risponde, il cancello è chiuso. Stai ed è lì che stiamo andando. Non è uno di noi. Qui siamo troppo esposti. Lui ce la fa a camminare. È senza un braccio, no. Mica senza una gamba. Una dei mostri. Ah no, non finito. È senza un braccio. Ha perso molto sangue, dobbiamo entrare in casa di lui. Piano, troveremo un modo. La voce era perfetta, ma la faccia era così. Cerco un modo per aprire il cancello. Boom. Boom. Eccoci qua. Non lo so se si possono potenziare le armi. Dopo vediamo. Non ho capito. Uno dei rilievi è qui dentro. Sì. Ah, perché ti serve un cacciavite, veramente. Non puoi usare il coltello così. Un'idea matta. Prima devo far entrare qui. Ah, no, aspetta. Ok. Ah, giustamente devo aprirgli la porta di qui. Andiamo, via libera. Presto, presto. Te la sei presa comoda. Non c'è di che. Stronzo. Non è abituato a dipendere dagli altri. Perdonalo. Ehi. Cosa fa, bussa? Hai idea di che cosa stia succedendo? Tutto questo non ha senso. Madre Miranda ci ha sempre protetto, ma adesso... Non risponde nessuno. Padre! Aiutami! Forse è una voce conosciuta. Luisa! Ma ha appena bussato tuo padre. Sono io, Elena! Come? Orca troia! Sì! Basta gridare. Attirerai quei mostri. Julian, stai calmo. Lui chi è? È un amico. Santo cielo, Julian, facci entrare. No, il sangue li attirerà, è pericoloso. Ma mio padre morirà qua fuori. Non è un problema mio. Che cosa succede? Luisa, faccia qualcosa, cortesemente. In casa. Quelli che chiami questa gente sono nostri amici. Avanti, entrate qui. Julian, renditi utile e controlla i dintorni. Se Elena si fida, mi fido anch'io. Entra pure, Ethan. Luisa, ci hanno aggredito di nuovo, hanno attaccato il bestiame, di questo passo non credo che supereremo l'inverno. Ernest è sparito, non riusciamo a trovarlo. Madre Miranda ci ha abbandonati? Quindi Madre Miranda era praticamente questo personaggio che li proteggeva dal male. Entra pure, ti stavo... Mi stavo aspettando così. Ah sì, beh. Che cazzo succede? Vuoi farci ammazzare tutti? Calmati, Anton. Madonna, che razzista. Hai aiutato Leonardo ed Elena. Non avevamo bisogno. Si chiama Leonardo. Prego, Ethan. Accomodati. Quei poveri stronzi lì fuori sono stati squartati. Domani saremo tutti morti. Oh no. Come il suo cazzo di marito. Ah, ma c'è un cadavere lì, non l'avevo visto. Ora basta. Si confonde con la tappezzeria. Questa casa ha protetto la mia famiglia per molte generazioni. Qualcuno può dirmi, per favore, che diavolo sta succedendo? Non lo sappiamo. È sempre stato un villaggio tranquillo, devoto, ma all'improvviso i mostri ci hanno attaccato. Ma dov'è quindi i mostri? Non è da oggi che non iniziano. Sarà. No. Li stanno perseguitando. No, lui è fuori, è in cerca di soccorsi. Preghiamo. Preghiamo. Per lui, per tutti noi. Nella vita e nella morte. Prendiamo gloria. Madre Miranda. Amen. No. La preghiera, l'ho già sentita, da una donna anziana al cimitero. Ah. La vecchia strega. Quella stronza è matta proprio come un cavallo. Ma la sua devozione non è insensata. E spero che serva a proteggerla. E che protegga anche noi. Quindi non è una nemica. Cosa stai facendo? Leonardo! Spegni! Spegni! No! No! Ma eravamo appena diventati amici, Leonardo! Elena, no, stai indietro! Oddio! No! No, ci ucciderà! Dobbiamo scappare! No, è scriptato, vaffanculo, che spreco i colpi! Lascialo andare! È tornato... come si chiama? Ah, no! Ma dove l'ha preso il fucile? Mi dispiace, padre. Ehi, ormai non era più tuo padre. Hai fatto la cosa giusta. Papà!
Questo posto sta cadendo a pezzi! No! Fortuna che c'è una porta tagliafuoco. Ecco perché l'uomo ferito non era il benvenuto. Insieme! Perché basta una... immagino sia stato morso. Devo uscire di qui. Non diciamoglielo. Tanto mica se ne renderà conto. Se ne hai bisogno, c'è un cacciavite nel portachiavi. Perché? Mi manca un cassetto, dici? Ah, eccolo qua. Ah, ecco, infatti. Chiave del furgone. Esamina gli oggetti con attenzione. Potresti trovare qualcosa di utile. Come la punta di cacciavite che si vede spuntare da lì? Oh! Dobbiamo uscire dalla casa. Come si esce dalla casa? Cosa mi era venuto fuori scritto? Ah! Dobbiamo oltrepassare la porta. Non vedi che è sbarrata? Cazzo! Le fiamme si propagano in fretta! Noto. Come i salamini Beretta. Non possiamo usare il furgoncino per sfondare tutto? Di qui invece mi sembra più facile uscire da qua. Non lo prende neanche in considerazione. Sì, no, ho visto che la porta del passeggero era aperta, però non... c'era lei davanti... ah, no, c'era lei davanti. Mi pareva ci fosse lei davanti e non si volesse spostare. Scusami, ma dietro era veramente più facile sfondare? Era di legno? Dobbiamo sfondare i muri di coso? Di mattoni? Anche veramente uno stronzo! Ma dietro di noi c'era legno, una porta di legno! Ma questo è coglione! Stai bene? Sto bene! Fammi provare di nuovo! Il fuoco! Non abbiamo più tempo! Possiamo solo salire! Ah, che culo! C'erano delle scale! Non respirare il fumo! Anche fa male alla salute! Grazie, lo sa! Ethan. Sei gentile! Un po' coglione, ma gentile! Ok, spero prego! Bello! Lo spero anch'io! È morta! Forse una volta fuori potrete incontrarvi! No. Mia è morta, non che la tua famiglia sta bene. Mia è morta. Ecco, c'è una via d'uscita. La vedo. Grazie a Dio. Ma che faremo? Il villaggio è infestato dai mostri. Non possiamo combattere. Ne dobbiamo discutere troppi. Qui mentre va a fuoco la casa? Ehi, non dire così. Troveremo un rifugio sicuro per te mentre cerco mia figlia. Credo che si trovi in quel vecchio castello. Sento ruggire. No, laggiù non troverei altro che sangue e morte. Certo. E io non voglio restare sola. Padre! Ecco, non rimani sola, hai visto? Elena, no! Non è lui! Non lo è più! Sì, è Highlander comunque! Ha detto il mio nome! Padre! No, è pericoloso! No! Ma sì, ma lasciali morire, che ti frega? Non vuole restare sola, muore! Boh, telefonatissima, arrivederci! Ma lasciala andare! Coraggio, dammi la mano! Ethan, vai! Salva Andiamo. Tua figlia! Elena, non mollare! Aggrappati a me! Dannazione! Vabbè, Perché muoiono sempre tutti? Perché sono stupidi più di te, Ethan! Pensa! Non riesco a capire. Non me lo so spiegare io. Ma che bella ambientazione, però. Che c'hai? Questo posto è fottuto. Che cazzo sta succedendo ancora? Che male! Di tutti i pugni che hai! Questo posto è fottuto! Che c'è? E adesso non lo butta via, non se lo tiene in tasca. Una cosa così piccola e così utile. Certo. Io non ho capito perché deve farmi cagare addosso ogni volta che raccoglie un oggetto. Perché è Resident Evil. Ah, c'è coso? Julien! Che succede? Lo Julevu! Madre Miranda! Ehi! È Madre Miranda? O lui invocava Madre Miranda? Chi era? Suonano di nuovo le campane. Quindi, tecnicamente, mentre suonano le campane, se il gioco fino adesso ci ha insegnato qualcosa, siamo safe, mi viene da dire. Poi magari... no, non lo so. La morte. Ah, la vecchia. Sì. La morte è giunta per tutti loro. A lei ci tiene a fare i disegnini. Vabbè, signora, si copra che fa freddo, sta iniziando a nevicare. Andiamo. Ah, qui ci mettiamo il rilievo di donna. Devo ruotare? Così. Sì.
Perfetto. Perfetto. Ok. Poi lui. Questa tecnologia. Ok. Nient'altro che sangue e morte. Penso sia sangue e merda. Sì, poi dopo entrare in un ruscello con la neve non è una bella idea. Che figa. Io adoro queste cose qua. I castelli, le zone così rurali sono bellissime. Ah, che bello. Ah, che bello. L'entrata da dove portavano il cibo. E che cibo. Guarda, le mele sono bellissime. Questo non so cos'è, non lo mangerei mai. È poltiglia di merda. Qui mi serve un oggetto. Ah no, posso tirar giù la leva. Bene, bene. Chi è? Devi avere la pellacciatura. Lui è psico. Che cazzo sei tu? Oh, un forestiero. Anche meglio. Lui è telecinetico. È Magneto. A madre Miranda piacerai molto. Scusami. C'ha il potere della telecinesi o del magnetismo, quello che è, e poi dopo mi deve trascinare con le manette la catena? Nessuno di voi ha bisogno di quest'uomo, e le mie figlie amano così tanto intrattenersi coi forestieri. Se lascerete il mortale nelle mani del casato di Midas, io e le mie figlie lo torturerò e vi uccideremo sopra il vato sacro. Quindi... Sveglia! Quindi... Chiudete quella bocca! La vuoi spassare con lui in privato? Dov'è il divertimento? Lasciatemelo e creerò uno spettacolo che piacerà a tutti. Oh, che ridicolo! A chi vuoi che importi del tuo circo? Garantisco che la signora davanti a noi è quella con il mascherone dei quadri. Poi nel castello gli tagliate l'uccello, bla bla bla. Ho ascoltato le vostre ragioni. Alcuni di voi sono stati più convincenti. Ah, lei è il capo, ok, quella centrale che ha ucciso il signore di prima. Heisenberg, il destino di quest'uomo è nelle tue mani. Madre Miranda, io non sono... Ok, lei è madre Miranda. Heisenberg è solo un ragazzino e la sua devozione è davvero discutibile. Chiudi quella cazzo di fogna e per una volta impara a perdere. Cercati la cena da un'altra parte. Ti conviene stare zitto, ragazzino. La mia opinione non conta. Silenzio! La mia decisione è definitiva. Grazie. Signore e orrori! Grazie per l'attesa! Inizia lo spettacolo! Vediamo di che basta sempre. Ethan Winters. No, aspetta! 9, 8, 7, 6, 5, 4, vai, 3, vai, 2, buttaci quello, 1, si va in scena! Ragazzi, è fighissimo. Io spero che abbiano abbandonato la giustificazione del virus T e di tutte quelle cazzate. È veramente figo. Io spero che sia paranormale per davvero, senza la spiegazione scientifica, perché sono robe talmente fuori di testa queste, che se me le vanno a spiegare scientificamente perde la bellezza, secondo me. Mi sta piacendo tantissimo. No, siamo finiti in gabbia. Sei ancora vivo. C'era proprio un tunnel. Ma che figata tutto! Poi, incredibile come se la siano pensata così bene, ma bellissimo! Ma allora, sei davvero forte come dicono? E chi lo dice? Non pensavi che ti avrei fatto scappare, vero? Non lo rompe. Devo far divertire Donna e Moreau! Oh. È arrivato il momento dello splendido e sanguinoso gran finale! Sì, adesso. Meglio di un bel macinato di carne americana. Certo. Per un pelo. Sicuramente c'è di nuovo un collegamento al virus. È che ha talmente tante varianti sto cazzo di virus che porca puttana. Fate qualcosa, un vaccino. La spiegazione del virus, allora, a me non ha fatto impazzire neanche nel primo, però era una roba figa perché comunque ti giustificavano l'esistenza degli zombie in maniera scientifica. È una roba figa. Dopo un po' hanno iniziato ad avere sempre più poteri, sempre più mostri strani. Wesker, che è praticamente diventato Superman. Ci deve essere per forza un limite a sto cazzo di virus.
e siamo tornati qui. Dove. Quindi ritiro la leva. Guarda te delle volte. Spaventa passeri. Beh, realistici come spaventapasseri. Ma io ho perso tutto. Cioè, mi avevano semplicemente ammanettato, ma avevo ancora pistola e fucile? Cos'è? Cos'è? Quante mani ha? Vabbè. Ah, questo è il vendor, l'ho visto. Ansia, signor Winters. Qui mi conoscono tutti. Come sai il mio nome? Beh, ormai tutti hanno sentito di te e delle tue gesta. L'eroe in cerca della propria figlia. Io sono solo un umile mercante. Qui? Devi perdonarmi. Puoi chiamarmi il Duca. Parliamo d'affari. Questo è praticamente la versione del Welcome di Resident Evil 4. Semplicemente gli hanno dato una caratterizzazione... Ma non una spiegazione del perché, perché cazzo di motivo è qui. Magari ce lo spiegano più avanti. Anche il vendor di Resident Evil 4 era a caso. C'era un signore. No, welcome. Niente di simile prima. Ah, si possono potenziare le pistole. Ok, borsello del duca. Cos'è? Ah, vendi oggetti. Allora, credo che abbia solo senso vendergli i minerali, no? Che sono le cose create proprio per essere vendute. Quindi questo. Il teschio vale meno del frammento di cristallo, veramente. Ma il... Vabbè, contento te. Perché questo vale zero? Ah, ma perché il boost iniziale del pre-order. Non lo voglio allora. Cosa fa? Ah, personalizzazione per il fucile. Ah, ok, questi sono gli oggetti del pre-order. Questo lo prendo che tanto non mi dà. Beh, la merda. Per adesso non voglio comprare niente. Vuoi comprare? Niente, te l'ho appena detto. Un mio vecchio amico era solito parlare così. Quindi sta collegando a quello di Resident Evil 4. Si sta collegando, ok. Grazie per il tuo supporto. Ci mancherebbe. Allora, a meno che non sia proprio necessario, cerco di non prendere il boost. Perché per me è una stronzata che con il pre-order mi diano colpi in più, cure in più, oggetti. No, scusami, perché? Non è che se ho preordinato il gioco allora mi devi dare dei consumabili. No. Tre gemelle. Ci sarà anche la strega? Tre figlie. Bella, Cassandra e Daniela. Ma perché Bella? Bella, carina lei. Esatto, pensavo di proprio poter fare questo. Qua, uguale. Entriamo in casa d'altri, spacchiamo tutto. Me ne sbatto, va bene? Sono il crimine. Cos'è? Ah, soldi. E qui c'è un ascensore che non va. Non avevo dubbi. Di qua. Uno studiuolo. Qua va messo qualcosa. E questo sarà una roba di super valore che poi dopo si può rivendere. C'è un modellino del castello. The room? Ah, questa è la stanza... La safe room. Infatti la musica lo ricorda lievemente. Labirinti di Nz, quel posto lì. Nz, un artigiano del XIX secolo, fu bandito dalla sua terra in quanto eretico. Nz... Creò quindi quattro labirinti: il castello, la casa sulla collina, la ruota idraulica e la torre di ferro. Aveva perso le idee dopo la prima. Si tolse la vita sparandosi alla tempia. Ah. Ogni labirinto è unico e necessita di una speciale sfera di metallo per funzionare. All'interno sono contenuti i resti cristallizzati di quattro esseri umani, che pare fossero le adorate mogli di Nus. Il labirinto sono le loro tombe. Ah, quindi è questo tecnicamente il labirinto e qua ci vanno le sfere. E questa è una delle mogli. Mi segna tutto? Mi segna che la porta è chiusa. Non abbiamo provato questa, ma do per scontato che sia bella che è chiusa. Restituisci la maschera agli angeli e la porta si aprirà? Oh, non ho fatto in tempo a leggere, ma immagino... Forse cercando Rose. Sì, ma fatti i cazzi tuoi. Ecco, tipo una roba come questa, come me la spieghi col virus? Sangue di uomo. Ah, sono identiche tra di loro, quindi è lo stesso. Madre?
Ho catturato una preda per te. No, non è vero. Siete così premurose, figli. E ora? E questa è la scena del trailer. Bene, bene, Ethan Winters. Mi conoscono proprio tutti. E così sei scampato ai giochetti di quell'idiota di mio fratello. È il suo fratello, Heisenberg. Tanto speciale. E basta! Ma stavo già sanguinando, non serviva. Che fa? Ciuccia! Ciuccia la signora! Forse è un po' stagionato. Allora è meglio sbrigarsi a divorarlo. Ma madre, sono stata io a catturarlo. Calma, calma, ragazzi. Prima devo informare madre Miranda. Tiratelo su. Aspettate. Ah, e basta! Ma c'è bisogno! Ehi, ehi, fermi! Mettetemi giù! Non tirate troppo la mano sinistra che si stacca, eh? Vabbè. Lasciatemi andare! Lo fa! Sì, ma se tu stai... Ma che follia! Maledette. Scusa, non mi sembrava tagliato. Cioè, adesso dovremmo avere le mani di Spock. Sì, dai, butta un po' di... risolta. Lunga vita e prosperità. Non è assolutamente plausibile. Fortunatamente lui, se non sbaglio, si era beccato un po' di virus anche nel 7, quindi... Calice rosso. Raccogli, dai, tira su, se sa mai. Niente, non c'è niente. Non me lo dire. Attenzione. Ma perché? Perché? Si sono spogliate. Che schifo. Cioè, ho capito che sono vampiri e mangiano sangue, ma c'è bisogno di versare proprio dappertutto, così. Si rapprende poi. Boh, andiamo. Senti il vento come soffia. Va bene. Salve signora. Oh, un anello. E se non è incastonato una gemma che ha la forma di un occhio. Sembra facile da staccare. E allora chissà che cosa dovremmo mai fare. Ma c'è un'armatura senza palle. Va bene. Pen, qui non c'è più niente e vamos a bailar. E siamo tornati. Dove hanno portato Rose? Avevo detto che c'erano delle statue qui. Semi senza testa. Ci sono dei numeri. Non sono numeri, sono degli oggetti che vanno da 1 a 4. Va bene. Pam. Salvo. Ci ritroviamo ancora. Ah, la stanza del mercante, perché lui sta qui. Che ci fai qui? Sai, ecco perché non mi faceva camminare fino a là. Cioè, lui sta qua, fisso. E mi hai trovato tua figlia? Beh, figa, siamo appena arrivati, no? Se Rose si trovasse davvero qui, è probabile che la signora del castello la tenga nelle sue stanze private. Tu non trovi? Ah, mi dà pure gli indizi. Dimitrescu. Sì, proprio lei. Perché non dai un'occhiata? Il raccolto delle fanciulle. Stanno ballando su dei cadaveri. Che belle queste cose. Cioè, non il fatto che ballino sui cadaveri, ma che si notino dei dettagli un po' così.